E signori, capitolo 2, un luogo infernale. Siamo in prigione. Magari. In questo posto che parebbe tipo Sud America. Questa è ora la riserva che incontrarono nella sella di Molina. Sì. Buongiorno ragazzi. Ah, è già sera. Non si capisce da qua giù. Oi, idiota! Tanto c'è pure blocco ai tasti L2R2. Viene saliendo un prigioniero. Abra la reja. Hey. Buonasera, Drake. Piacere di vederti, più o meno. Vabbè, ragazzi, è stato rimasterizzato benissimo. Anche se un remake non mi avrebbe fatto schifo come The Last of Us 1. Ma comunque ci siamo. Tengo un cuchillo che tiene tu nombre, amigo. Te lo mostrerò quando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Muévanse. Quítense, cabrones. Ehi, tranquillizzate. Bello questo. Già, un pubblico italo-spagnolo. Doppiatori italiani che parlano spagnolo è bellissimo. Abre la reja. A dónde lo llevas? Es una sorpresa. A fare a botta ancora. Diviértete. Io parlo un po' di spagnolo, sai? Aspetta, cosa hai detto? Lo scoprirai molto presto. No. Però non escuchaste. Ah, c'è da fare a botte con voi. Va bene. Che sta mirando? Nada, amico. Niente. Atrás. De este me cambio. Bien. Slegatelo prima di farlo combattere, no? I topi. Scusa. Non volevo. Lo vedrai. Por favor. No, non lì, apri la porta, muoviti. Oh, va bene. Vabbè, aperto l'altra porta, va bene lo stesso. Dopo di te. Comincia vagamente a insospettirmi. Sai, questo non sembra affatto l'ufficio del direttore. A sinistra. Ok, sinistra. Magari a destra c'era pure un trofeo, a parte quelle manigate, che cazzo piglio. Di qua. Di qua? Qui dentro. Ma meno male. Siamo arrivati. Bene. Beh, tutt'altra cosa. Voglio una fetta. Di culo. Fetta? Qualunque cosa speri di trovare, ne voglio un po'. No, Vargas, l'accordo era che ci avresti fatto entrare, uscire e basta. E basta? Sto rischiando le chiappe per voi, gringos. Sì, Rafe ti paga un mucchio di soldi per il disturbo. Sì. Ma non abbastanza. Ti hanno detto di non aprirla. E mi hanno anche detto di non accettare mazzette, o portare qui gente, o anche picchiare i detenuti. Ma eccoci qui. D'accordo, ma stai attento, a 300 anni. Era un membro della ciurma del capitano Henry Avery. Tu sai chi è? Era un pirata. Il pirata che ha fatto... Ciurma. Grazie al cazzo. E l'ha fatta franca. Era sul libro. Bravo. Più di 400 milioni di dollari in oro e gioielli. Tutti su una singola nave. La Gunsway. Sì. Conosco già la storia. Puoi arrivare al punto. Sono rinchiuso nella cella più alta della prigione spagnola. Ah, ecco, spero che un giorno tu possa riuscire a entrare in questo luogo infernale, portare la mia croce e scoprire le ricchezze del paradiso. Quindi? Cosa vuoi? Che tu vada lassù. Le ricchezze del paradiso. Oh, santo, è una metafora. No. Tu e gli altri non avete pagato per entrare in quel luogo infernale solo per una metafora. Hanno pagato per andare in prigione. Ho capito. Tu mi lasci salire e controllare la cella. E se dopo 300 anni è rimasto qualcosa, puoi fare un accordo con Rafe. Ora potresti... Ah, così ci sta però. Ok. La lettera? Por favor. E come pensi di arrivarci? Piano piano. O forse preferisci farlo tu, visto che vuoi una fitta. Cerca di non crepare. Sì. Questo è il piano. L'importante è che poi non mi ammazzi tu. Vabbè. Ciò che
che ti ho chiesto? Sì, l'ho nascosta laggiù, sotto al tavolo da lavoro, vicino alle casse. Ok, perfetto. Una passeggiata. Madonna, mi pare di giocare veramente a tutt'altro gioco. Oh, buono. E qua se caschiamo è la fine, ma in realtà, ragazzi, non saprei. C'è un trofeo. Cosa abbiamo qui? Oh! No. Si può esaminare il trofeo. Ciondolo panamense a forma di gatto. Si può fare lo zoom? Si ruota? Ma non è... Anche qua non te lo spiega. Vabbè, tesori servono per i bonus e il menu principale, che sinceramente non mi interessano al momento. E penso mai mi interesseranno. Comunque, allora, vediamo qua cosa c'è. Il rampino. Bingo. Comincia la festa. Ringrazio a tuo fratello che ti ha insegnato a usarlo. Ah, ecco la cella. Come arrivo lassù? Ci si arriva, non ti preoccupare. Sì, l'avevo premuto però. Si parte! Non era necessario, ma vabbè. Via. Ok, quando allunga la mano è sicuro. Comunque, se Uncharted 4 è fatto così bene, io non voglio immaginare Uncharted 5 come potrà essere, se mai lo faranno, io me lo auguro. Ce lo meritiamo, ragazzi. Forse posso scivolare giù da lì. Ok, dondola ancora un po'. Bravo. Mi ci devo un attimo abituare, Di raccontarlo a Sam. Sempre più in alto. Su, su, su e di qua. Bravissimo. Devo trovare la cella più alta. Canta mago, carnevale. Oh, merda! Ecco. Ci mancava solo questo. Niente, cambiamo strada. Almeno Burns si è goduto un bel panorama. Che bello potersi finalmente arrampicare sulle finestre. Vabbè, e... Non era necessario. È incredibile, ma qui c'erano molti pirati che venivano sulla furga. Ok, e adesso? C'è qualcosa qua dentro, un tesoro. Coltello a serramanico navaia. Navaca, boh, navacca. Lettera. La leggete voi stoppando il video, la live, ragazzi, eh. Attuiamo il piano già attuato in The Last of Us. A parte che potevi tranquillamente tenertelo, ma vabbè. Però aspetta un secondo, se io facessi così, no? È tutto molto bello, ma adesso a cos'è servito non lo so. Andiamo avanti. Sei un coglione patentato proprio. Ok che le moto le rubi, però sei comunque un coglione patentato. È incredibile che questo posto stia ancora su. Gli spagnoli la sanno lunga in fatto di prigioni. Chissà quanti pirati sono morti. Perché non esci? Oh.
Va bene, ho capito. Devo uscire per forza da là. Okay. Perfetto. Mi diverto da matti. Non ti far sentire che sennò ti ricacciano dentro. Comunque adesso veramente tutto torna. Sam, cosa ti stai perdendo? Ci siamo. La cella di Burns. Cella. Sembra più una suite. Magari. Ok. Da dove iniziamo? Allora, vergine uguale 7. Gli scarabocchi avranno un significato. No, V cos'è? Il toro? Non lo so. Vergine uguale 3. Aspetta. Il sole e la luna. Simboli alchemici di oro e argento. Un attimo. Ricordo qualcosa di simile sulla lettera. Ah, fa parte del simbolo. Ah, ecco l'altra metà. Dunque. Ora ci siamo. Ok, un simbolo dello zodiaco. Il sagittario. Ah, lo scorpione quello, sorry. Sagittario e scorpione. Quella è la vergine perché è il mio segno, lo so benissimo. Quindi 2 e 10. Fammi vedere un secondo. Ok. E 2 in numeri romani. No. Dov'è il simbolo del Sagittario? Sagittario e 10 in numeri romani. Aspetta, il 10 è qua sotto. 10 in numeri romani. Niente. Che diceva la lettera? Il segno dello scorpione e 2 in numeri romani. Cosa ho fatto prima? Genio. E 2 in numeri romani. No. E che cazzo? Ho perso qualcosa nella lettera. Farebbe 12. Scusa, ma Sagittario e Scorpione sarebbe... potrebbe essere X più 2. No, non avrebbe... 12. Non avrebbe senso. Aspetta, sì, invece potrebbe avere senso. E 2, X e II. Eccolo qua. Guarda cosa... Cristo. Digna factis recipimus. Perché lo rimetti lì? Ah, ok. Direi che è fatta. Quello era il tesoro. Quella era la fetta. Di tornare. Praticamente uno dal crocifisso all'altro dai... Il Cristo. Forza. Oh, lo scalino è una trappola. Aia. Finché non si muore va bene. Ce la prendere a calci. Scendiamo. La finestra, vero?
da fare questo. Adesso ci si cala e si salta. Piano. Buono lì. Mi tocca saltare. D'accordo, riproviamo. Che culo. Vorrei vedere Ray, ma conto mio. Esci. Esci. E addio spalla. Lì c'è Vargas. Beh, ci sto. Voglio una fetta. Te la do io. Non fare cazzate, Nathan. Ti dico solo questo. Che culo. Di qua. No, merda. No, 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 no. Ok. Aspetta. Tu, ce l'ho fatta. Su, su. Di qua. Ora si ragiona. Occhi. Aspetta, aspetta, aspetta. Eccoci. Ce l'hai fatta. Che hai trovato? Nulla. Allora? Il posto è stato ripulito. Se lassù c'era nascosto un indizio, io non l'ho trovato. Sei sicuro? Hai cercato nel punto giusto? Beh, deve essermi sfuggito qualcosa nella lettera. Nuvoloso da un momento all'altro. Collata secoli fa. Zeh. Hai una mappa di questo posto? Sai, una piantina? Può darsi, c'è una... Una sera di Natale. No. Ok, bene, bene. Tu dagli un'occhiata, vedi che cosa trovi. Intanto io ne parlo con Sam, è l'esperto di Avery. E forse può trovare un senso a questa storia. Ok, sì, guarderò tra le case. Sì. Girati. Sì, sì. Gli rimette le manette, speriamo non scopre il tesoro. Che si è nascosto. Bene. Quando gli avrai parlato, torna da me. D'accordo. Vai. Gringo, se ti becco ancora a fare a pugni, vai nella buca una settimana. Grande prova d'attore, Vargas. Fa morì. Un po' tipo Clo. In Uncharted 2. Che puedo decir, eh? Suerte dei principianti, verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando... È brutto. Para ti. Il fratello Sam Drake. Ehi, ti hanno conciato per le feste. Stai bene, sì? Niente a cui non sia abituato. Andiamo. Wow, 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 wow. Non vorrai tenermi sulle spine, vero? Avevi ragione. No, avevamo ragione. Non resta che cercare... Rafe. A non ricominciare, ti prego. Andiamo. L'hai detto anche tu. Noi l'abbiamo fatto. Tu e io. E adesso quel riccone di merda vuole unirsi... Da quanto ci provavamo? Eh? Avevamo qualche pista. Non è vero, ok? Neanche una. Che ti piaccia o no, senza Rafe e senza Vargas non saremmo entrati. Riguardo a Vargas, c'è un problema. Che tipo di problema? Ti ha fatto entrare nella prigione? Sì, sì, l'ha fatto. Bene. Dopo che ha letto la lettera. Oh. E cosa ha scoperto? Che ne vuole una fetta. Morto. Rafe, se qualcun altro scopre questa storia... No, sistemo tutto io con Vargas, tranquillo. Ora ci sono cose più importanti a cui pensare. D'accordo. Cerchiamo un posto un po' più appartato. Sì. Bene, qui è tutto tranquillo. Ok, allora, cosa abbiamo? Ancora botte. Oh, merda. Anzi, prima il Cristo. Posso?
Stai attenta, ok? Legno con intarsi di oro e argento. Il pugnale, l'anello, adesso il Cristo. Dentro il cavo. Perché un uomo di Avery dovrebbe perdere tempo a nascondere un banale crocifisso? Non è un crocifisso. Tecnicamente un crocifisso rappresenta Gesù. Questo non è Gesù. È vero, manca la corona di spine ed è legato alla croce. Ma se non è Gesù, allora... Leggi l'iscrizione. Digna factis recipimus. Riceviamo il giusto per le nostre azioni. Esatto. Mi stupisci. Ma quando sei latino? Ah. È santisma. Sì, il ladro pentito. Ma non vedo il nesso. Ragazzi, facciamo finta che io non sia mai stato a catechismo. Durante la crocifissione, Gesù venne messo tra i due ladroni, ok? Il primo prese in giro Gesù. Il secondo, questo qui, lui si pentì e accettò il suo castigo serenamente. E Gesù lo condusse in paradiso. Il ladro pentito. Sì. Che c'era Barabba? Non lo so, sono più ateo di loro tre mesi insieme praticamente, però... Credo che sia Barabba. L'ultimo avvistamento di Avery fu in Scozia. Ricerca al volo. No. Sapete, avevo dei dubbi su voi due, ma cerchiamo Vargas. Dobbiamo andarcene. San Disma, il buon ladrone. Disma era. Dismael Benaser, no? Con cui hai fatto a pugni? Non sapevo avesse tanti amici. Le dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿ok? Un tarde para hablar. ¿Quién no sale? Senti, lo sai. Tú no te metas. Ok. Aspetta. Fermati. 2, 3. Bene, così. Madonna. Ti ho sentito parte. Che mega rissa. Però è molto dinamica rispetto a quelle precedenti di Uncharted. Ok, uno a terra. Andiamo. Vieni. Aspetta. Fammi riprendere un secondo. Vai a terra anche te. Bello lì. E attaccalo al muro sto stronzo. Vai. Ma se la son pesa con noi. È buona così. Ale. Bene per ora. Lì. Questi tatuaggi in faccia orribili. Ultimo. Non ultimo. Sam, mi serve una mano. Bravissimo. Mi sei tipo già rincoglionito a bestia tutti sti pugni qui. Bello nel coppino. Ma bel pattone. Metti la testa lì dentro. Niente, e nonostante tutto non l'ha ucciso. Espera. Ya basta de hablar. Addio. Alguien más necesita que les recuerde las reglas. Alíñense. Che è sto? È arrivato Vargas. No. Ti ha mentito. Vargas. Cagliati! Chi credi di essere? Llévalo su seda! Metterai lo sgringos in mia officina. Tu. Spiegaglielo, vai. Déjanos. Déjenos. E poi è tradotto sbagliato perché déjenos, lasciateci, è il condizionale. Vabbè, o non voglio fare prof. Ce ne hai messo di tempo, ci stavano facendo secchi. Lo faccio io. Vargas,
Andiamo. Oh, non ho trovato niente. Sarà in un'altra torre. Beh? Ehi, ho un'educazione cattolica. Ne ho sempre una. Non rido. Ehi, senti. Non vale nulla, ok? Ti sembro un idiota? Ok, vuoi rinegoziare? Bene, smettila di fare il teppista troglodita. Metti via la pistola. Alla punta a lui. Grazie. Metti via davvero, incredibile. A darti il 10%. Il 50. Il grosso del lavoro è nostro, 20. E non lo troverai senza di noi. 25. Alla pari. 25. Mi sembra equo. Chissà perché mi sa dello stronzo dell'antagonista della storia sto Vargas. 300 milioni si dividono meglio in 4. Allora siamo d'accordo. Sì, siamo d'accordo. E se dovessimo rincontrarci? Ah! Cazzo, risolto. Ti ha dato di volta il cervello. Vuoi forse scoprirlo? Che stiamo facendo? Ci atteniamo al piano. Questo era parte del piano. No. Dai. Capitolo 3. Ray, dove stiamo andando? Non lo so. Però il luogo infernale va abbandonato, quello è sicuro. La finestra! Ma non c'ho un'arma? Aiutami! Via con la finestra. Via. Perché hai aspettato? Ok, buono. Sinistra. Ok. No. Qui. Dai. Nata, ci sei? Via. Mi sono dietro. Vai pure. Ma non lo si apre. Dove andiamo? Di là. Ok. Potevamo andarci prima, ma vabbè. Andiamo, Sam. Ah, ma perché sto controllando Riffy? Ah no, da Nathan. Oddio, aiuto. No, è Nathan, ok, sto scherzando. Via. E te pareva. Non chiedevo fa botte o con un fottio di persone. Vabbè, c'è problema. Forza, fatevi avanti. E muori. Dentro. Buono. Dobbiamo raggiungere la rete. Aggiungere Rafe da spostare questo. C'è una grata, aiutami a spingere. Ah, nel buco va infilato, ok. Vabbè, dai, non serve a spingere fino in fondo. Si apre lo stesso. Forza, prima tu. Apri. Questo sembra un labirinto. Perché non vogliono farci uscire. Stiamo alla larga. Una guardia. Chi ti ha sparato? Ah, ok. Bello vederti. Vai scendere la scaletta. Siamo quasi. Grazie. Come dicevo, bastava tenersi al piano. Sì, aspetta a festeggiare. Appunto, aspetta a festeggiare. Aspetta davvero. Ignoraci. Eccolo lì. Forza!
e non far cadere. Su. Diavolo. Dai, alla parete, ora. Su, bravo. Madonna, gameplay proprio un'altra cosa rispetto agli Uncharted 1, 2, 3. Sam, forza, ti prendo io. Vieni qua. Andiamo. L'hanno preso. Sam, no. Dai. No, resisti. Resisti. Sam. Dammi l'altra mano. Forza, l'altra mano. No. Sam. Addio, Sam. Dobbiamo muoverci. No, è ancora lì sotto. No, è spacciato. Forza, la barca è oltre quel muro. No, non posso. Non posso lasciarlo qui. Nate, tuo fratello è morto. Vieni con me o morirai anche tu. No. Fa come ti pare. Fai come ti pare, pare. È più bassa, pare. Va bene, comunque, basta cazzate, andiamo via. No. Merda. Che bello, ci si può nascondere nell'erba come ad Assassin's Creed. Arrivo. Devo darmi una mossa. Saltiamo in acqua. Saltiamo in acqua. Boom. Sony Computer Entertainment Presents, un gioco della cane arrapato. Uncharted 4, la fine di un ladro. Anzi, fine di un ladro, perché là non c'è mai. Quella è Elena. Dorado, ma Uncharted 1, Sullivan, con il tesoro alla fine dell'1, oddio, stiamo ripercorrendo tutto. Questo è il treno del 2, credo, sì, quando eravamo con Chloe. Le famose montagne dell'Himalaya col treno, ragazzi, questo menù è bellissimo. Il disastro del treno di Uncharted 2. Come farti gustare un menù? Incredibile. Shambhala. Con i bulbi per uccidere la Zarevic. Raga, piango. Tutti gli Amarcord, il disastro. Nel capitolo 17 di Uncharted 3 con l'aereo. Kubar Kali, esatto. E il finale del 3 con Elena e Nathan. Il cavallo, Salim. E Sully. Neil Druckmann è quello di The Last of Us. Quindici anni dopo. Minchia. Vabbè, Sam Drake sarà vivo per forza. D'accordo. Sono sul fondo. Ok. Secondo il segnale sei alle giuste coordinate. Tracce del bottino? No. Non ancora, almeno. Rilevi qualcosa da lassù? Temo di no. D'accordo, seguirò la corrente. Ricevuto, tienimi aggiornato. D'accordo. Capitolo 3. Lavoro in Malesia. The Malesia Job. Sono un quarto di riserva, vuoi risalire? No, ce la farò. Non può essere lontano. Alla prossima.